Tra l'Olive Branch Foundation della Palestina e il Parco Agricolo di Venafro nasce il gemellaggio dell'odio. Tra i vicoli, le strade, le chiese, l'antico palazzo della famiglia Trotta di Toro, il nostro paese della settimana. Richiamo alla cultura slava, nuove iniziative di collaborazione tra il comune di San Felice del Molise e la Croazia. Teatro e drammaturgia nel Sannio Antico, la riflessione dell'archeologo Adriano La Regina alla luce degli scavi di Pietrabondante. Non solo rock, ma anche musica etnica, classica e jazz nel concerto del gruppo Zampogno Orchestra. La matita, simbolo della libertà di espressione. Dopo gli attentati di Parigi e la redazione di Charlie Hebdo e al negozio ebraico, la matita è l'emblema del riscatto delle idee e della creatività sulla violenza del terrorismo. Ed è la protagonista del fumetto intitolato Il Manifesto della Satira, un omaggio al celebre giornale satirico francese, ideato e realizzato dal disegnatore molisano Rocco Pelusi, pubblicato sul quotidiano online Primo Numero. Formatosi alla scuola del fumetto di Pescara, Pelusi vive a Guglionesi e disegna per passione. Sconvolto dalla notizia della strage francese del 7 gennaio scorso, ha sentito la necessità di testimoniare la sua solidarietà alle vittime e di affermare l'indipendenza della satira in tutte le sue forme. Gli attentati comunque ti toccano ogni qualvolta succedono nel mondo, però già quando succedono a Parigi, che è già Europa, sono vicini, e quando vanno a toccare i vignettisti, che penso che tra le persone sono innocue nel loro lavoro, non, possono anche mortificare, possono anche offendere la morale, però non ammazzano. E vedere che invece sono stati trucidati, sono stati vendicati per aver offeso, a seconda dei fondamentalisti, le loro idee, insomma, mi ha scosso questa cosa, perché siamo arrivati a un livello, cioè la guerra una volta si faceva tra eserciti, oggi invece anche esprimere un'idea che possa essere, ecco, l'intolleranza comincia a essere un po' violenta. Hanno cercato di uccidere, ecco, il simbolo, le vignette, l'umorismo, la libertà di ridere, quale libertà di espressione. Però non ci riescono, perché è impossibile questa cosa. Allora l'idea è stata proprio quella di rispondere con un fumetto, con qualcosa, una vignetta sulla satira. Penso che sia stata la cosa più giusta. Per chi è nel settore del fumetto, della satira, dei disegni, che cosa ha rappresentato in passato e adesso Charlie Hebdo? Beh, Charlie Hebdo penso è capostipite, diciamo, in Italia forse ce la sogniamo una satira a volte anche così crudele. Penso che Charlie Hebdo abbia avuto la capacità di raccontare quella cosa che forse tutti sappiamo, tutti pensiamo, però non abbiamo il coraggio a volte di dire, però fatto con un disegno più infantile, diciamo, più da vignetta, e rendi innocua. Questo non vuol dire che non offendi, per carità. Perché ci sono diverse polemiche sul fatto che la libertà di espressione dei limiti ce l'ha, che sono sempre relativi alla cultura, alla sensibilità di ognuno di noi, d'accordo. Però Charlie Hebdo secondo me è stato veramente il manifesto della satira meno attuale in Europa. In Italia fare questo tipo di satira è possibile? C'è qualcuno che lo fa, però non si osa, c'è sempre quel perbenismo, c'è sempre una polemica dietro, c'è sempre la parte offesa che grida allo scandalo. Lei ha pubblicato diversi fumetti su un quotidiano locale, quali sono le reazioni della gente al suo tipo di satira? Dipende sempre dai temi che uno va a toccare, perché se sono più vicini al mio modo di sentire, al mio modo di vedere la vita, il mondo, c'è gente che fa pure i complimenti. Se vado contro le idee di qualcuno è normale che suscita, ma questo è positivo, cioè la critica penso che sia costruttiva. Dopo diverse esperienze all'estero, in particolare in Africa e in Sud America, il disegnatore molisano lavora nel centro di accoglienza richiedenti asilo di Foggia. La sua dura vita da pendolare tra il Molise e la Puglia non gli ha fatto perdere la sensibilità artistica e l'impegno sui temi dell'integrazione culturale e della corretta informazione sugli immigrati, un argomento che ha scelto di affrontare così. Take
sarebbe per 3 anni. Non voglio fare concorrenza all'olio di Venafro, ma il nostro è più buono. Scherza Raed Abushalia, direttore della Caritas di Gerusalemme, nonché rappresentante dell'Olive Branch Foundation di Taibè Efraim, nei territori occupati della Palestina, insomma, in Terra Santa. L'occasione è la presentazione del gemellaggio tra la Fondazione Medio Orientale e il Parco Regionale Storico Agricolo dell'Olivo di Venafro, presentato nella cittadina molisana con la benedizione, diciamo così, dell'Associazione Coltiviamo la Pace di Firenze e del suo responsabile dei progetti in Terra Santa, Giovanni Gianfrate, contadino, figlio di contadini olivocoltori e poi sacerdote del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Raed Abushalia è orgoglioso dei 30.000 olivi del territorio di 250 ettari. E noi a Taibè Efraim, che è l'unico villaggio interamente cristiano in Terra Santa, dove Gesù è venuto dopo la risurrezione di Lazzaro, prima della sua passione, abbiamo da 2003 installato un frantoio moderno per sviluppare tutto il settore delle olive e dell'olio. E da allora commercializziamo tutto questo olio in tutto il mondo con tutti altri prodotti basati dell'olio, come il sapone, prodotti cosmetici e altri prodotti alimentari, perché lo scopo è dare lavoro alla gente e incoraggiarle a rimanere in Terra Santa. Il legame con l'Italia non nasce oggi. Il frantoio di cui parla Don Raed è stato comprato con il contributo della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Abushalia auspica anche un gemellaggio tra le due città. L'evento conclude Venolea 2014, curato dal Parco di Venafro, ed è improntato all'apertura di uno sguardo sul Mediterraneo per l'inserimento in un circuito globale dell'olivocoltura. È un'iniziativa che conclude gli eventi dedicati a Venolea che abbiamo per il 2014. E oggi praticamente proponiamo la nascita di un parco storico agricolo ad Efraim, a Taibè Efraim in Palestina, cioè in un luogo che è uno dei luoghi più importanti dell'olivicoltura medio orientale, famoso perché è stato il primo luogo dove c'è stata la prima esportazione di olio della storia in Egitto, e praticamente è ricordato anche per questo nella Bibbia. Giovanni Gianfrate ha infatti ricordato le celebrazioni bibliche della coltura degli ulivi e l'importanza del coinvolgimento nel progetto del Giardino dei Getsemani, l'uliveto dove Gesù, secondo il Vangelo, si ritirò in attesa della passione. È in questo contesto che gli uliveti di Venafro cercano un futuro. Ha potuto visitare il parco di Venafro? Che cosa ne pensa? Come le è sembrato? Ah sì, lo abbiamo visitato questa mattina, lo vedo molto bello, ma c'è una grande differenza nel panorama, prima di tutto, e gli alberi qui sono più piccoli degli alberi nostri, che sono grossi e secolari, e poi mi pare, non voglio criticare, questi sono quasi abbandonati, dunque per noi il nostro messaggio è anche incoraggiare la gente a tornare, perché anche in Italia voi siete i secondi produttori di olio in tutto il mondo. Io ho paura che veramente con la crisi economica, il costo elevato del mano di opera, questo settore sarà abbandonato e sarà una grande perdita per l'olio in Mediterraneo. Diciamo che l'estensione del parco è di intorno ai 600 ettari ed è una parte di tutta la zona pedemontana olivicola. E i proprietari sono tantissimi, però ecco, voglio dire che da sempre c'è un'olivicoltura soprattutto di tipo familiare. Basta guardare il catasto del 700 depositato in comune, dove vengono descritti tutti gli appezzamenti di terra, e sin da allora si vede come ogni famiglia venafrana avesse beneficiato di questi appezzamenti per il proprio sostentamento. Oggi bisogna ragionare in modo un po' diverso. È difficile inculcare certi meccanismi nelle persone, però ecco, l'ente non è che risolve questi problemi dall'oggi al domani, e anche su questi temi stiamo cercando di fare molto.
Infine, l'ulivo è simbolo di pace e con il suo olio si illuminano queste lampade. L'obiettivo di Raed Abushalia, cristiano dei territori occupati, è di accenderne 100.000 in 100.000 chiese. Via di sopra e via di sotto, il corso, la chiesa, la piazza principale. La vita di Toro, alle porte di Campobasso, quasi 1.500 abitanti, si svolge essenzialmente qui. Il centro storico è in parte disabitato, ma chiunque sia cresciuto da queste parti non può non avere fra i suoi ricordi le scorribande attraverso le rue. Così, ci spiegano i locali, si chiamano in dialetto le piccole traverse che tagliano le strade principali del paese. Fra tutte, una è la più temuta dai bambini, ripida, strettissima, così tanto da essersi conquistata un nome e un ruolo particolari. Rua della Scimmia, sì, è particolarmente cara ai toresi, anche perché si tramanda qualche cosa di così anomalo. Si pensava ci passassero i fantasmi, giusto? Oddio, era una cosa che più che altro i nonni dicevano ai nipotini per farli stare calmi attorno al fuoco. Dalla fantasia alla concretezza delle pietre della chiesa del Santissimo Salvatore. Oltre al fonte battesimale, di origine secondo alcuni romana, secondo altri longobarda, all'interno dell'edificio si trovano affreschi e opere di artisti molisani, ad esempio la Madonna del Rosario dell'Oratinese La Tessa. Ma non solo, qui è conservata la storia di tutti gli abitanti di Toro, documenti di nascita, matrimonio, morte, che ci portano indietro fino al 500, atti notarili, inventari dei luoghi di culto, pergamene, come questa restaurata di recente, dove si può vedere l'antico stemma del paese. All'incrocio fra via di sopra e via di sotto si trova la chiesa di San Rocco, un piccolo luogo di culto che forse qualcuno ricorderà per un fatto accaduto negli anni Ottanta, quando un uomo raccontò di aver visto comparire l'effigie di Gesù nella nicchia dalla quale era stata appena rimossa la statua del santo. Il miracolo però non è mai stato riconosciuto dalla chiesa. Ripercorrendo i vicoli si trovano il palazzo dell'antica famiglia Trotta, dunque la piazza principale. A conservare un legame con questi luoghi, oltre ai molti figli di emigrati con cui condividono l'origine, il chitarrista brasiliano Toquinho e Steve Martino, il regista del film di animazione L'era glaciale. Ma c'è qualcuno che non ha mai lasciato il paese e anzi ne è una parte fondamentale. Su questo attaccapanni generazioni e generazioni di uomini hanno appeso il cappotto prima di sedersi e farsi mettere in ordine barba e capelli. Passano anche tutte le storie del paese. Cosa può raccontarci? Ma là, qua più che salone è un ritrovo. Tutti gli amici vengono, si parla delle barzellette, i tempi passati. Si parla di tutto. Un episodio magari legato a Toro, alla storia del paese, che ci può raccontare? Ma io non so che sono proprio tanto vecchio, ma io mi ricordo che lei con i tempi passati un po' la fame ci stava, un po' di disordine, dopo guerra specialmente. Adesso siamo tutti bene e quindi io non li voglio nemmeno ricordare quei giorni tristi quando io andavo a scuola con un solo quaderno. Come in tutte le cose c'è chi è d'accordo e chi no. Come si vive qui? Io molto male, non mi piace più stare a Toro. Perché? Non lo so. Vivo una vita piuttosto bella e quindi sono rinato, diciamo, in questo paese meraviglioso. Sono qui dall'80. Devo dire che nel paese si sta abbastanza bene, anche se c'è stato uno spopolamento, siamo rimasti in pochi, però c'è una vita abbastanza tranquilla, ancora nonostante qualche furto che c'è stato ultimamente, devo dire che è ancora l'ambiente è abbastanza tranquillo. Venivo spesso dai miei nonni, si chiudeva la scuola, venivo qui, stavo qui. Adesso che quando c'è un po' di tempo libero la vengo a trovare, la domenica. Ci vivrebbe? Sì, perché no? È un bel paese, tranquillo.
La vera tranquillità si trova però nel convento e nella chiesa di Santa Maria di Loreto, nella parte più alta del paese. Edificato sopra una cappella del XVI secolo, questo edificio era particolarmente caro a Papa Benedetto XIII, che lo visitò durante il pontificato. Il convento, riaperto nel 1914, di recente ha rischiato di chiudere. Al momento però vi abitano tre frati francescani che fanno vivere questi spazi, una volta utilizzati anche come sanatorio. Gli affreschi del chiostro ritraggono il martirio di cristiani ad opera dei saraceni e momenti della vita dei santi. Da notare all'interno della chiesa, oltre al crocifisso di Latessa, una tela di Ciriaco Brunetti che ritrae l'intercessione della Madonna presso Cristo e i santi Giovanni Battista e Lucia durante la carestia che colpì il regno di Napoli nel 1764. Di recente in questo edificio è stata ricollocata anche la statua di San Pasquale Bailon, molto cara agli abitanti di Toro, come ogni angolo del loro paese. Dai costumi tradizionali ai nomi delle strade a San Felice del Molise, tutto richiama l'attenzione alla cultura slava che si insediò in questo territorio centinaia di anni fa. Il Namashu, la lingua croata antica diffusa a San Felice, Montemitro e Acquaviva con le Croce, si è tramandata di padre in figlio, seppure in forma lieve, fino ad oggi. Totino, che ha due anni, con me parla il croato. Sì. Io, solo con me però, col padre no, solo con me parla il croato. E lei c'è mai stato in Croazia? Sì, molte volte. Quindi lo sente questo legame? Sì, moltissimo, questo conosco bene. Ti descrive questi abiti? Sono abiti dell'antico, dei croati antichi, fatti con stoffa nera, un po' ricamati, e niente, con la camicetta bianca sopra, con lo scialle, insomma, una cosa nera da mettere, col fazzoletto in testa, e sono i vecchi costumi di una volta, dei nostri nonni. Insomma. Vediamo la gonna com'è, la gonna nera? Nera, iecai a cerno, iecai a, come si dice, sciroco, calca il nostro che nasce nonne. Che significa? Vestiti neri, larghi, abbastanza larghi, con la cosa davanti, a noi la chiamiamo mandir. Questo mantello è il suo costume, fa parte sempre della tradizione. Sì, questo è proprio uno antico, uno croato, questo è proprio uno croato, non è quest'altro che ci hanno fatto dopo, questo è proprio uno antico. Per voi questo legame con la Croazia, con i vostri antenati, quanto è importante? È abbastanza, è una bella cosa per noi, però purtroppo la lingua si sta dimenticando, perché i bambini di adesso non è che imparano, perché i genitori magari sono forestieri e proprio del paese ne siamo pochi che parliamo. Questi costumi arrivano dalla Croazia direttamente? Sì. Siamo, infatti, noi ci chiamiamo i croati, la famiglia croata, noi siamo, diciamo, i poveri e loro sono i croati ricchi. Voi della lingua croata antica sapete qualcosa, qualche parola? No, perché purtroppo i ragazzi stanno perdendo questa tradizione e ci hanno... Adesso infatti, per riprendere a parlare la lingua croata, il comune sta cercando di fare un corso serale per chi vuole iniziare a parlarlo. Si dice buongiorno? Dobar dan. Voi la sentite questa cultura comunque che si è mischiata a quella italiana? Sì, abbastanza, basti pensare che anche nelle scuole nostre si insegna, cioè i bambini piccoli e anche gli anziani imparano il croato, non il nanacio che si parlava una volta anticamente, però il croato. Una delegazione moderno. Croata accolta dal sindaco Corrado Zara ha visitato la 14ª edizione del presepe vivente di San Felice, proprio per sottolineare il legame culturale che c'è tra la Croazia e il Molise e per promuovere con le istituzioni locali nuove iniziative di collaborazione. C'è la comunità della minoranza linguistica croata che vive a San Felice del Molise, a cui noi ci teniamo tanto. Cerchiamo anche di approfondire dunque questi legami con varie iniziative e vari progetti.
Quali sono questi progetti culturali? Di maggioranza sono i progetti culturali, poi anche cerchiamo, perché c'è anche una cosa di rivalutazione del territorio che è anche in moda, però è una cosa che si fa anche in Croazia, di collegare due sponde, diciamo, anche in questo campo. Per la comunità croata qui in San Felice in Molise queste iniziative sono importanti perché? Queste iniziative sono specialmente importanti anche per la identità culturale, direi, dunque, e anche per noi, per conoscerci meglio, dunque, per rinforzare questi legami tra la patria vecchia, quella di 500 anni fa, e quella nuova, e anche i legami tra Italia e Croazia, perché questo è anche una ricchezza per tutti e due gli stati. La storia dei Sanniti è parte integrante della storia di Roma, ormai è noto, ma ad essere sottovalutato è il contributo delle genti locali a letteratura e drammaturgia latine. Adriano La Regina, impegnato negli scavi archeologici di Pietra Abbondante, dove il teatro ha posizione non secondaria, si è spinto ad esplorare anche questo versante. Archeologo di fama internazionale, per lunghi anni soprintendente per i beni archeologici di Roma, ha presentato le sue tesi ad Agnone nell'affollatissima, da studenti ed esperti, sala consiliare di Palazzo San Francesco, a partire dall'indicare nell'osco la lingua utilizzata per questa produzione letteraria e teatrale. Noi abbiamo la testimonianza di un'attività teatrale molto intensa, molto importante, di cui dobbiamo comprendere perché si svolgeva in queste zone, nell'interesse di chi, che cosa veniva rappresentato, quali erano i testi che venivano divulgati attraverso le rappresentazioni teatrali e soprattutto in che lingua poi si recitavano queste rappresentazioni. Questo è un argomento molto, molto importante e direi sottovalutato finora. La lingua era sicuramente quella osca, quindi è la lingua dei Sanniti, non si facevano quindi rappresentazioni né in greco né in latino, perché abbiamo la documentazione da tutto il contesto, che insomma qui sicuramente il greco e il latino si conosceva, come oggi noi possiamo conoscere l'inglese e il francese, cioè, però la lingua d'uso era quella locale. Ma come per altri aspetti dell'esperienza storica e culturale, quella delle popolazioni italiche, ed in particolare sannitiche del III e II secolo prima di Cristo, ha lasciato il segno nella letteratura e nel teatro romani, con autori dello spessore di Gneo Nevio, Quinto Ennio e Marco Pacuvio, figure di congiunzione tra la Magna Grecia e la cultura greca ed il mondo latino. Se consideriamo poi quella che è stata la letteratura romana, latina, a partire dal III secolo avanti Cristo, ci accorgiamo che tra i personaggi più importanti e forse i fondatori, diciamo, di quella che è la drammaturgia latina, sono Nevio, Ennio e Pacuvio, ossia tre persone di lingua madre osca, che poi si erano naturalizzati a Roma, erano divenuti cittadini romani, ma come dice Ennio in un suo verso, io ho tre anime, una greca, una osca e una latina. Interessante interrogarsi sulla natura di questa produzione osca e sannitica. Su questo noi naturalmente non abbiamo più i testi, però possiamo ricostruire, diciamo, il contesto nel quale avvenivano queste operazioni di tipo culturale. Le informazioni che noi abbiamo sul teatro italico si riferiscono a un tipo di teatro, diciamo, popolaresco, quello che poi si diffuse anche a Roma, insomma, a livello popolare, delle Atellane, di queste rappresentazioni così un po' come la commedia dell'arte, molto volgari, molto anche scurrili, eccetera, che però piacevano alla gente, quindi avevano un certo successo. Su questo le informazioni le abbiamo, perché evidentemente era considerata una novità, una particolarità, quindi qualche notizia ci è arrivata. Gli autori di cui stiamo parlando interpretavano e si ispiravano a produzione greca che traducevano e rielaboravano in versi, come la tragedia del V secolo e la commedia nuova. Non mancano a testimonianza raffigurazioni artistiche. Abbiamo per esempio mosaici a Pompei, dove ci sono raffigurazioni di Menandro. Allora a Pompei, città osca, sannitica, si rappresentava Menandro, se no la gente non capiva quelle scene, si rappresentava
Menandro in osco, perché a Pompei non si parlava il latino. Oppure abbiamo una serie di maschere, per esempio la macchia Valfortore qui del Molise, c'è una bellissima maschera comica in terracotta. Beh, anche questo è un segno della commedia, la commedia nuova che veniva rappresentata e compresa in un posto come Macchia Valfortore, quindi nel cuore del Sannio antico. Si dice la suonasse anche Nerone, allora si chiamava Utricularium, ma l'attuale nome italiano ha origine dalla parola greca sinfonia. Si sta parlando della zampogna, uno strumento ad aria diffuso soprattutto nell'Italia centrale e meridionale, ma abbastanza comune anche in Scozia e Irlanda. E loro sono la Zampogna Orchestra e si sono esibiti all'Alphaville di Campobasso in un concerto curato dall'Associazione Culturale Display. Un gruppo composto dai molisani Giuseppe Moffa e Aldo Iezza e dagli abruzzesi Antonello Di Matteo e Massimiliano Mezzadonna, e che nasce con una volontà ben specifica. Nasce innanzitutto la voglia di sfruttare al massimo le sonorità di questa zampogna. E nel mio lavoro di composizione praticamente prima utilizzavo una sola zampogna, ho voluto allargare questo spettro sonoro praticamente utilizzando più zampogne, quindi ho coinvolto quelli che secondo me sono i più bravi zampognari d'Italia di nuova generazione, con questo diciamo concetto di andare diciamo oltre la tradizione, comunque restando sempre nella prassi esecutiva sonora tradizionale. La loro è una musica molto variegata che spazia tra diversi generi. A me piace sempre chiamarla rock, perché rock è sinonimo di innovazione, trasgressione, cambiamento. E quello che facciamo noi con lo zampogna è in qualche modo rock, anche se chiaramente il risultato non è, perché comunque c'è del rock, ma c'è anche tantissima musica classica, c'è tantissima musica etnica, c'è tantissima anche il blues, il jazz. Un gruppo che ormai suona per l'Italia da anni, ma che si è esibito anche all'estero. L'esperienza più bella è stata in Corsica, appunto, per 2 anni di seguito. E il primo anno siamo proposti con... non ci conoscevano, con tutto il nostro repertorio, che quello che in gran parte abbiamo esibito stasera. E l'anno successivo, cioè 2014, il festival che si svolge a luglio è uno dei più longevi, tra l'altro, che si svolgono in Corsica, ci hanno proposto di mesi prima di arrangiare brani appartenenti alla tradizione corsa. E la tradizione corsa deriva direttamente dal canto gregoriano, quindi ci sono questi incastri tra le voci, alcuni brani solo vocali, altri anche con gli strumenti. È stato molto rivalutato il nostro lavoro, è piaciuto molto.